Comics, terzo volume di Animosity di Margaret Bennett e Raphael Della Torre. Di cosa parla questa serie Aftershock pubblicata da Salda Press ormai al suo terzo volumetto? Margaret Bennett è un'autrice che è anche una militante vegana. E in questa storia, già nei primi due volumi, ci racconta appunto di un mondo in cui gli animali si sono improvvisamente risvegliati, nessuno sa perché, un po' come succede nelle apocalisse zombie, e questo fumetto ha molto in comune con, secondo me, con The Walking Dead, che è la più famosa apocalisse zombie a fumetti della storia. Appunto, nel mondo di Animosity, gli animali improvvisamente si risvegliano, iniziano a parlare, iniziano a discutere, iniziano ad essere autocoscienti, e questo crea scompiglio sul pianeta, perché come fai a considerare gli animali ancora una fonte di cibo e basta, sia che tu li uccida o meno? Come fai a considerarli sostanzialmente degli schiavi quando parlano, ragionano, imparano, conoscono, raccontano esattamente come te, e soprattutto quando chiedono pietà? Le cose si fanno complesse, e quando le cose si fanno troppo complesse, e quando la società deve polarizzarsi tra quelli che vorrebbero continuare a fare fuori i nostri amici quadrupedi e anche non quadrupedi e quelli invece che vogliono trovare un nuovo equilibrio, il mondo diventa pericoloso. E dentro questo mondo pericolosissimo, fatto di persone spietate, altre persone che cercano appunto delle soluzioni diverse, altre che trovano dei compromessi ma dietro cui magari si nasconde, e soprattutto gli animali che non sono affatto perfetti e che possono essere malvagi esattamente quanto gli umani lo sono stati con loro, soprattutto perché hanno la giustificazione di vendicarsi e della rivalsa, si muove un gruppo di animali, di uomini, al centro di cui c'è Jessie. Jessie è questa bambina che vedete in copertina, accompagnata dal suo fedele Bloodhound Sandor, che la vede un po' come una mamma e parimenti come una figlia, e che ha giurato di riportarla da suo fratello in California, dove appunto il fratello maggiore di Jessie fa il veterinario. Lì sarà senz'altro al sicuro, ma c'è da attraversare il paese, e il paese è pericolosissimo. Nel primo volume si raccontava la storia di Jessie e di Sandor, chiamato tra l'altro così essendo un mastino per ricordare e onorare Sandor Clegane, cioè il mastino di Game of Thrones. Nel primo volume, dicevo, Sandor e Jessie sono sopravvissuti a un conflitto tra gli animilitari, cioè degli animali che si sono dati forma di esercito, e l'esercito umano che cercava di ridurre gli animali alla ragione di un tempo, quindi alla assenza di razionalità. Nel secondo, invece, abbiamo visto un Geppetto gigantesco che si è convinto di essere un drago e che ha convinto degli altri esseri umani di essere un drago, e che quindi faceva il dittatore. Sconfitto dal gruppo di Jesse e di Sandor, che in questo terzo volumetto invece devono trovare il modo di risolvere una spinosissima situazione tra un gigantesco alveare di api, ovviamente autocosciente, e un frutteto umano, una comune umana che sembra perfetta perché non è solo umana, ma in realtà animali, cioè, come dire, uccelli, quadrupedi, mammiferi, umani hanno trovato un loro equilibrio, però sfruttando le api. Perché? Perché le api sono sostanzialmente degli insetti e quindi contano di meno, nonostante sappiano parlare esattamente come noi. Che cos'è Animosity? Animosity è un progetto sorretto da un'idea semplice quanto potenzialmente potentissima, che però dal mio punto di vista crolla un po', soprattutto in questo terzo volume, mentre i primi due sommato reggevano, crolla un po' sotto le proprie stesse ambizioni. Quando fai fumetto militante e quando parti da un'idea di base che ti mette di fronte a cervi armati di bombe a mano legate alle corna e che le lanciano scuotendo la testa, devi sempre risultare credibile nella sceneggiatura, e Animosity non sempre ci riesce, non ci riesce proprio sempre, 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 insomma. Soprattutto in questo terzo volume. Margaret Bennett è brava, e viva, viva il fumetto militante, però, insomma,
in Animosity la storia troppo spesso viene meno per far spazio a considerazioni e riflessioni che onestamente facciamo fatica a trovare credibili nella bocca di un pangolino e di un. Di un bisonte. Non perché non abbiamo visto cose anche più bizzarre, ma perché appunto non sempre il ritmo narrativo di questa storia tiene. Spesso si trasforma un po' in un comizio e poi ha un difetto fondamentale, che è la sua protagonista. Nei primi due volumetti, Jessie, questa bambina che è un po' l'oggetto da salvare, insomma, ed era un'idea molto intelligente, molto interessante il fatto che il personaggio inconsapevole sostanzialmente non fosse l'animale, ma l'umana, nella coppia di protagonisti Sandor e Jessie. Qui invece, in questo terzo volume, Jessie è assolutamente protagonista e vengono fuori i suoi difetti. Jessie è una Mary Sue. È una bambina perfetta, è sempre buona, non fa mai la cosa sbagliata. E questo dopo un po' stanca, stanca parecchio. Stanca ancora di più perché Rafael Della Torre è un bravo disegnatore, ma non è un fenomeno e a volte non gestisce granché bene le espressioni, insomma, recitano soprattutto gli umani in maniera abbastanza discutibile e a volte gli animali sono poco credibili nella loro recitazione, ecco, troppo caricaturali rispetto al contesto. Un contesto che a volte, in termini di atmosfera, si fa molto divertente, molto interessante. Perché la Bennett tenta, si sforza in maniera molto seria di utilizzare la situazione non soltanto come una situazione di promozione dell'animalismo, del veganesimo, anzi, cerca in tanti momenti di utilizzare il conflitto e i vari rapporti che si creano tra animali e umani e tra umani e tra animali, un po' appunto come The Walking Dead, per metterci di fronte alle nostre contraddizioni, ai nostri pregiudizi, ai pregiudizi sociali, razziali, etnici, religiosi. Quindi il tentativo è molto serio. Animosity è un progetto molto interessante che però, secondo me, fallisce un po' nelle sue ambizioni, soprattutto in questo terzo volume, perché i rapporti fra i personaggi sarebbero anche soddisfacenti se non fosse che spesso vengono lasciati un po' lì, che il gruppo prende il sopravvento sui singoli, oppure i singoli prendono troppo il sopravvento sul gruppo, e non si trova mai un vero equilibrio narrativo all'interno di questo fumetto, che rimane, dal mio punto di vista, e conferma ancora di più con questo terzo volume, il suo difetto principale, cioè il suo personaggio più interessante è Sandor. Quando Sandor viene meno, quando le contraddizioni di Sandor, quando i dubbi, le paure di Sandor non sono protagoniste di Animosity è molto fragile. Peccato perché in realtà dal punto di vista dell'idea generale siamo di fronte a un'idea notevole, un buon fumetto. Raccomandatissimo comunque agli amanti degli animali perché sicuramente troverete di che divertirvi. Alla prossima and see you, Bad Comics!